ero bambino quando sentivo in televisione che il più grande problema in Italia era l'evasione fiscale di artigiani e piccole imprese. Sono passati decenni e questo problema è ancora irrisolto, nonostante che l'economia italiana sta andando a rotoli. Ancora sentiamo in televisione che ci sono allora, come oggi, 100 miliardi di evasione fiscale, sempre di questi maledetti commercianti e artigiani. 100 miliardi allora, 100 miliardi oggi, nulla è cambiato. Però, c'è un però. Nessuno ci viene a raccontare, per esempio, che la ex Fiat ha sede fiscale in Olanda, Mediaset ha sede fiscale in Olanda, Enel ha sede fiscale in Olanda, Eni ha sede fiscale in Olanda, Ferrero, Illy Caffè, Indes, Luxottica, Perfetti, Prismian, Sapiem, eccetera, eccetera. Hanno tutti sede fiscale in Olanda e pagano le tasse lì, nella piccola e bella Olanda. E in Italia lasciano le briciole. Nessuno ci viene a dire che il primo evasore fiscale è lo Stato italiano, il governo italiano, perché Enel ed Eni sono partecipati dello Stato, sono nelle mani del governo. E quindi il primo speculatore è il governo italiano, lo Stato italiano, che sta portando via quel po' di benessere che il popolo italiano si è guadagnato nei secoli con il lavoro, con le guerre, con il sudore, eccetera, eccetera. Questa è la verità, cari amici. Ci prendono per il culo, come hanno sempre fatto. Quindi io vi invito caldamente a non andare a votare, a interrompere questa catena di montaggio che vede tanti buffoni, non avendo il vincolo di mandato, promettere e poi fare tutt'altro. Quel tutt'altro è fare gli interessi di chi li finanzia, delle banche. Quindi ancora una volta vi invito e faccio come la Cunial, vi imploro, non andate a votare e salviamo la nostra piccola e bella Italia.